Oggi, celebrando la ricorrenza della morte di Pasolini, celebriamo la sua vita e la sua letteratura, che forse non vanno distinte. Con Pasolini celebriamo l'assunzione coraggiosa e spregiudicata di un destino, il proprio, da parte di uno scrittore che ci appare ancora oggi come modello, come indicazione di un percorso umano e quindi letterario. Pasolini, nella fluttuante indistinzione fra vita e letteratura, nel suo trasformare la strada in esperienza letteraria per restituirla alla strada, nel suo vivere sulla terra concreta di Roma, la Roma urbana, popolana, proletaria, fatiscente, grandiosa, mignottara, criminale, santa, la sua Roma pagana e cattolica, ha creato una grande metafora. E attraverso questa metafora che Pasolini si presenta oggi come un modello per quel fare per eccellenza che è la poesia, che noi chiamiamo narrazione popolare. Ecco, in poche parole, come finì la cosa. Carlo entrò nella sua camera e si spogliò, mezzo ubriaco, l'ubriachezza ammessa delle persone serie. Ormai la visione era rimasta indietro, nel giardino sprofondato nell'umidità, che ora pareva quasi agghiacciata della notte di quel maggio. Gli dei e gli altri celesti, guardando verso la strada e il cancello, immobili e frontali, ora voltavano le spalle alla casa, nel cui interno Carlo si stava spogliando, con le mani che gli tremavano. Il cuore, risucchiato dall'ubriachezza in un oscuro fuoco. Prima di cominciare a infittirsi definitivamente nella città che affiorava la grigia luce del sole, che mano a mano che si alzava perdeva lucentezza e forza, le cittadelle dei palazzoni in serie si diradavano per un certo tratto e ricominciava il deserto. Questo deserto era attraversato, è vero, da una larga strada d'asfalto, ma i suoi margini erano slabbrati e coperti un po' dalla terra di quella pianura informe e un po' dai rifiuti. Di tanto in tanto era attraversata da un canale dall'acqua nera e fetida, sulle cui rive scoscese i rifiuti sembravano collocati da una mano decisa a dar loro un senso di fermezza, di eternità. Ho detto, nell'appunto precedente, che nella vita dei padri c'è un mistero. Non è una grande osservazione, ma proprio per questo vorrei aggiungervi qualche variante. Il mistero della vita dei padri è nella loro esistenza. Ci sono delle cose, anche le più astratte o spirituali, che si vivono solo attraverso il corpo. Vissute attraverso un altro corpo, non sono più le stesse. Ciò che è stato vissuto dal corpo dei padri non può più essere vissuto dal nostro. Noi cerchiamo di ricostruirlo, di immaginarlo e di interpretarlo, cioè ne scriviamo la storia. Ma la storia ci appassiona tanto, certo più di ogni altra scienza, perché ciò che c'è di più importante in essa ci sfugge irreparabilmente. Così non possiamo vivere corporalmente i problemi dei ragazzi. Il nostro corpo è diverso da loro e la realtà vissuta dai loro corpi ci è negata. La ricostruiamo, la immaginiamo, la interpretiamo, ma non la viviamo. C'è quindi un mistero anche nella vita dei figli e c'è di conseguenza una continuità nel mistero, un corpo che vive la realtà, continuità che si interrompe con noi. In uno dei ponticelli della strada che attraversava l'ultimo lembo del deserto erano fermi, chini sui loro motori, degli adolescenti vestiti con calzoni e camicie dai colori artificiali, molto vivaci, come per una festa. Poi si mossero tutti insieme, facendo rombare rabbiosamente le loro motociclette e facendo alzare la ruota anteriore come volessero far rampare la cavalcatura. Ma i loro visi erano assenti, pallidi, con sguardi ritorti o rivolti altrove. I capelli tagliati corti sulla fronte e lasciati lunghissimi dietro le orecchie, a penzolare fino sulle spalle, davano loro un'aria di feticci femminili ridicoli e sinistri. Ben presto scomparvero. E restò in quell'ultimo tratto del deserto solo la solitudine riempita dalla puzza irrespirabile delle immondizie. Poco più avanti c'era un'altra costellazione, ma mescolata ad essi. Il fascismo e l'ideologia dei potenti, la rivoluzione comunista e l'ideologia degli impotenti. Potenti e impotenti provvisoriamente, si intende, nel momento storico in cui ciò ha corso. I potenti sono anche carnefici, gli impotenti sono anche vittime. C'è sulla parete interna che dava sull'aia, ora ridotta a un praticello, l'erba stranamente verde, sul fondo di terra bianca e zerita, c'era una scala di legno e di fusco che portava dall'esterno ai piani superiori, e così continuando a loro che decidono di obbedire a potente, quindi di usufruire in continuazione.
penso forte che d'amore su questo punto. Sono invece profondamente assurde. La loro decisione di diventare il potere che hanno portato di mano cadere sullo spettacolo. Ma fu con altre parole. Parole osate dal popolo e che la borghesia non ha mai saputo sostituire, se non rendendole volgari, che Carlo si rese conto del proprio cambiamento di sesso, improvvisamente invecchiato, che però non rinuncia alla sua autorità, divenuta quella di un padre, di un senatore miserabile, che non parla più e il cui silenzio tace di cose che il mondo non deve sapere. Appunto 122. La nuova periferia. Appunto 67. Il fascino del fascismo. Appunto 58. Secondo momento basilare del poema.